a inseguire, però è della tua risposta. Sì, direi che è stato un vero peccato, perché stasera abbiamo confermato i progressi che abbiamo fatto come squadra in queste 6 partite. Dispiace perché abbiamo preso il primo gol su azione, del quale mi assumo la responsabilità, perché non ho protetto il giocatore che ha fatto gol, con l'uscita del portiere devo proteggerlo io, però ecco, dispiace perché è stato un peccato. Come si è visto la partita, hanno fatto solo quell'occasione lì e il rammarico è ancora più ampio. Dopo ovviamente il secondo tempo hanno creato un muro lì, magari dovevamo essere un po' più precisi, però abbiamo fatto 90 minuti di partita, abbiamo fatto la gara, però io sono contentissimo, ecco, della mia squadra. Stiamo crescendo domenica per domenica, vediamo che le squadre che vengono qui al Ceravolo adottano certi sistemi di gioco pur di non farci giocare, perché vedono le nostre partite precedenti e sanno che ci temono in tante, si è visto anche stasera. Però peccato solo per il risultato, perché lo spirito della squadra è ottimo. Io sono super fiducioso per il proseguio, ecco. Però nonostante questo, in campo si è visto un po' di tensione, qualche tuo compagno è sembrato un po' troppo teso, forse la notturna, insomma, la cornice di pubblico. No, ma ecco, non direi, anche perché visto dopo pochi minuti, quando va in svantaggio, ovviamente c'è subito da cambiare atteggiamento, e abbiamo pareggiato subito e è stato, ecco, un attestato di concentrazione di questa squadra che non molla mai, anche perché, come ha detto prima il tuo collega, era la prima volta che andavamo sotto e c'era da vedere quale fosse la nostra reazione. Stasera è stata ottima. Poi ovviamente dopo quello ci sono stati anche degli episodi dubbi per l'ennesima volta in area. E dopo è ovvio che un po' ti innervosisci, perché molte cose, anche i mezzi falli, non vengono dati a favore. Per quel discorso lì siamo un po' sfortunati, ma attaccarci a questo sarebbe da squadra di poco valore. Invece io stasera ho visto in campo una squadra di gran valore, perché ha ripreso il risultato, ha cercato di vincere la partita, ha fatto, ecco, tutto quello che c'era da fare per cercare di vincere questa partita, quindi sono super soddisfatto di quello. Senti, sotto l'aspetto personale, giocando a sinistra con l'inserimento di Calabrese a destra, soffri un po' la discesa che invece solitamente facevi, magari al cross con il destro, con il sinistro stenti un po' a farlo, perché oggi sei sceso meno rispetto al solito quando invece da OP parecchio in una posizione? Sì, vabbè, quello è un discorso di caratteristiche, però ecco, mi trovo, ecco, dove chiede il mister quando cerca di mettermi in campo. Poi io, essendo uno dei più anziani di questa squadra, ovviamente dove il mister cerca di farmi giocare io cerco di dare, ecco, il massimo per la mia squadra. Poi ovviamente è una questione di caratteristiche, ma io mi trovo bene sia a destra che a sinistra. Poi in questa squadra si è visto che anche chi entra o chi gioca, come lo stesso Eugenio, al quale faccio i complimenti, domenica non c'era, ha fatto una gran partita, stasera si è riconfermato, ma chiunque è entrato, Fiore è entrato benissimo in queste ultime partite, Casini, tutti si danno da fare ed è bello vedere dei compagni così, e per quello sono, come ho detto prima, fiducioso per il proseguo di questo campionato per noi. Nessuna ammonizione, come leggiamo questo dato? Nessuna ammonizione, perché praticamente la partita l'abbiamo fatta noi, loro hanno rincorso, e anche per quanto riguarda le ammonizioni ce ne sono state troppe poche per loro, ce n'era una, un paio subito su Russotto, è stato preso di mira da subito. Queste cose io non le capisco, come il rigore non dato a Fioretti, ruba palla ed è solo davanti al portiere, viene sgambettato e niente. Su queste cose però te l'ho detto, io lo dico io per primo perché sono uno dei più grandi e mi posso anche esporre in questo, ma non mi voglio assolutamente attaccare a questo, che sarebbe sia da giocatori che da squadra che si attacca a queste cose. Invece andiamo avanti e saremo più fortunati in quegli episodi, saremo più fortunati altre volte, chissà. E come parlo, dimostri consapevolezza che il calzato farà un campionato da vertice, secondo te? Ma io da vertice, guarda, non lo si può sapere, che vedi come vengono queste squadre che si chiudono, che incominciano a conoscerti, vai su altri campi, trovi squadre molto forti. Noi facciamo il nostro di campionato. Secondo me, per lo spirito che dimostriamo, per il gruppo che c'è quest'anno, possiamo ambire alle zone alte. Lo abbiamo dimostrato anche stasera, in queste 7 partite abbiamo incontrato anche
le cosiddette blasonate di questo campionato e abbiamo detto la nostra, quindi non ci precludiamo niente, andiamo per la nostra strada, facciamo una partita per volta, domenica ce n'è un'altra bellissima, quindi stiamo concentrati e continuiamo con questo spirito che secondo me è la strada giusta. Secondo te perché giocate meglio fuori casa? O almeno ottenete più punti? Ma come ho detto prima, a parte quelle di stasera, come quelli col Viareggio, sono punti persi per episodi, un rigore fuori area, stasera l'incertezza che abbiamo avuto, in particolare io, quindi sono punti regalati da noi o comunque da decisioni non nostre, quindi il rammarico di stasera è molto quello e anche delle partite in casa, poi anche perché queste squadre ormai vedono che venire da noi diventa un problema, l'hanno visto anche loro stasera, sono venuti via con un punto regalato da noi, e peccato solo per quello, però ecco, fuori casa non è tanto quello il discorso, magari perché troviamo squadre che magari in casa giocano e noi siamo bravi sia fuori che dentro, però ecco, in casa più che altro abbiamo perso dei punti per episodi, ecco, non perché gli altri ci abbiano messo in difficoltà. Grazie a voi, buona serata.